Emanuele Filoni, Davide Montebello. vi danno il benvenuto a questa recensione, questa doppia recensione, diciamo un po' così, di WWE NXT Sì. e del primo episodio della All Elite Wrestling Dynamite. Sì, abbiamo voluto fare questo video, diciamo, mettendo a confronto questi due show, dato che, diciamo, la guerra, potremmo definirla così, degli ascolti è iniziata, ma io come argomento principale inizierei con NXT per tenere, diciamo, l'argomento All Elite un po' più succoso, appunto per la, diciamo, seconda parte del video, diciamo così, Sì, alla fine. assolutamente. Quindi, beh, Ok. abbiamo comunque avuto una buona puntata di NXT alla fine, quindi uno show piuttosto godibile, che si è aperto con una sorpresa allucinante. Perché siamo iniziati subito di cattiveria col titolo mondiale appunto di NXT messo in palio fra Adam Cole e Matt Riddle. Quindi ragazzi, cioè proprio Subito a palla. partiti di A cattiveria. Beh, cannone, sì, a pallettoni, dai. un match comunque molto godibile alla fine, quindi Sì, molto tanta molto roba. bello. Abbiamo visto molte mosse, soprattutto da parte di Matt Riddle. Mi ricordo quella, Eh mi sì. sembra, corkscrew da paletto, se non vorrei errare. E poi varie tecniche di sottomissioni, chiaramente, no? Da Matt Sì, beh, Matt Riddle. Riddle è tecnico come pochi, Come pochi. veramente, in modo incredibile. Poi con questa aggiunta della Fujiwara armbar che, tanta roba, Tanta roba, e poi però diciamo il finale è diciamo che stato molto rapido, ma così come doveva essere, perché comunque sia stato un match veloce, non è stato un match noioso, e quindi secondo me è giusto che sia anche finito in questo modo. Però forse è finito in maniera un po' anche casuale, secondo me, devo dire Sì, ma la verità. secondo me hanno voluto praticamente allungare un po' di più il regno di Adam Cole, detto proprio Sì, francamente. vabbè, Quindi, giusto, e quello mi una sembra vittoria giusto. su Matt Riddle, te lo levi dalle scatole, diciamo così. Sì, anche Però, perché, signori, Davide, abbiamo iniziato con una nuova era, quindi secondo beh, me far perdere Adam Cole diciamo, adesso. infatti, poi diciamo che sono successe due cose in questa puntata di NXT. Una è successa praticamente dopo il match appunto fra Adam Cole e Matt Riddle per aprire questa nuova era di NXT, ovvero il ritorno di Finn Balor che, signori, tanta roba, tornare Sì, ad NXT per uno come è Finn vero, Balor, si diceva quindi anche un possibile ritorno di Kevin Owens, però su questo non ci mettiamo la mano sul fuoco, però potrebbe essere, perché se no Kevin comunque ha fatto bene a Raw, ha fatto a SmackDown quello, non dico quello che doveva fare, forse ha fatto più a Raw, però in effetti, anche a SmackDown ha lasciato un po' il segno, cioè comunque sia le sue fatiche l'ha fatte, non so se adesso lo porteranno, lo manderanno avanti per il titolo, ora vedremo, però sarà insomma, molto sì. curioso, però signori, quindi un Finn Balor che è tornato appunto e credo che potremo vedere nel prossimo futuro appunto Adam Cole contro Finn Balor, però Sì, mai dire mai, però mai dire mai, perché abbiamo visto a fine dello show, dopo ne parleremo, qualcuno che è Dopo ne tornato, quindi parliamo. sì. Poi abbiamo visto un promo molto interessante di Tegan Nox, che sai, è la mia Sì. preferita, quindi cioè, tra le So che lei face, sbava dietro quella per ragazza. lei e per Yoshirai, insomma, le mie preferite, Yoshirai da heel e lei da face, quindi vabbè. Una Tegan che ha avuto una sfiga incredibile, poveretta, perché Sì. c'è veramente una sfiga allucinante. E speriamo, dai, per lei che comunque la sua carriera, oltre a questa sfiga, gli dia il doppio delle soddisfazioni alla fine, dai, perché Sì. dai, Credo pare che alla giusto così. fine gli daranno molto, cioè la stessa WWE darà molto a lei e viceversa. Perché? Perché Proprio Triple sì. H, sai, Triple H e NXT sono la stessa cosa. Quindi Sì. facendo 2 più Sì, 2. diciamo che NXT è il figlio maschio mai nato di Triple H, Sì. potremmo dirla così, È in qualche vero, quindi. modo. Poi, signori, abbiamo avuto un altro match molto interessante che ha visto il titolo femminile on the line, quello di Shayna Baszler o Shayna Baszler, se preferite, come E volete, Buzz Lightyear affrontare, sì, anche. anche, vabbè, affrontare Candice LeRae. Un match un po', posso dire, un
po', a mio avviso, un po' sottotono, secondo Allora, me, io questo. Candice sul ring non dico che non mi piace, però non mi dispiace, mettiamolo così, ecco, nel senso che comunque non è né chissà che cosa. Con questo non voglio dire che non è, attenzione, sul ring di NXT, non sul ring di wrestling, sono due cose diverse. Sì, Perché in assolutamente. passato io ho visto match Candice LeRae sicuramente positivi. Però è chiaro che Sì, ma stiamo parlando del passato, cioè non del poi, passiamo, cioè il non parliamo del passato presente ormai adesso. è Adesso parliamo biblia. parliamo del presente. E Fare questa quale. Candice contro una, cioè, secondo me, quando ha eseguito la Crippled Clutch, sembra che si chiami così la mossa, Sì. sulla stessa proprietaria, insomma, io ho visto una differenza abissale. Cioè, non potevo crederci che avrebbe vinto così. E forse è stato Posso l'unico dire la momento, verità? scusami se ti interrompo, è stato l'unico momento Sì, in fai cui tu. io, forse Candice è arrivata, non dico vicino, ma comunque però mi sono detto, no ragazzi, Candice non vince questo match, non vedo come possa vincere un Sì. match Il del genere. Scusate, ma problema è che secondo me con Candice poi alla fine non è che ci abbiano puntato, secondo me, chissà quanto. Perché ok che sia la moglie di Johnny Gargano, ok quello che ha fatto all'esterno, ok, però qui siamo in WWE. WWE è uno stile di vedere il wrestling nettamente diverso sì, e NXT non fa assolutamente. differenza, nonostante NXT sia, diciamo, un po' più basato, un po' come, diciamo, show da indipendenti, Sì, diciamo, da molto, come. molto, ragazzi. Perché le storyline Però può sono sempre molto sul WWE, ring. eh. Le storyline sono molto sul ring. Ora, non venitemi a dire che NXT fa le storyline da non ring, cioè, ma da Sì, in ring. effetti. Da ring, cioè, Sì. sono quelle storie che chi piace l'indie piace NXT. Non dico tutte le indie perché ci mancherebbe, ma comunque, Sì, sia NXT è infatti. molto da indie. Parliamoci chiaro: è così, è così. Sì, in effetti, in effetti. E poi, ragazzi, a parte questo, abbiamo avuto invece come main event, cosa che sinceramente non mi aspettavo, perché mi aspettavo più il titolo massimo del main event, però vabbè. Ovvero, i titoli di coppia in palio, in quanto gli ex campioni, ovvero gli Street Profits, se la sono vista appunto con i attuali campioni, quelli della Undisputed Era, ovvero Bobby Fish e Kyle O'Reilly. Che. Sì, però ragazzi, Davide Montez Ford, che cosa ha fatto in quel match? Posso dire che gli Street Profits forse possono essere la versione 2.0 degli Usos, butto Ma lì proprio. posso? Ma io pensavo dicessi del New Day. Posso la versione migliorata del New Day degli Usos sotto il profilo del combattimento? Sì. Si è Perché reso Kofi Kingston veramente. è bello da vedere, ok, ma non c'ha l'elastico. Cioè, c'ha l'elastico al 100%, ma io ho visto Montez Ford, raga. Cioè, se A Kofi parte che salta ha altissimo, fatto. Montez Ford salta ancora più in alto. Cioè, ha fatto tipo un volo dal paletto che si è quasi spaccato una gamba contro una transenna anche. Sì. E Però poi vabbè. Angelo Dawkins è un po' quello forzuto, però che comunque Sì, riesce anche a powerhouse del manovre. team. Sì, powerhouse sì, però è anche spettacolare, perché non è il Sì. forzuto e basta, capito? Del Sì, team. ha una discreta spettacolarità, Sì. diciamo, dentro il suo essere. Va un po' di moda, ultimamente, che quelli un po' non eccessivamente troppo grossi o troppo potenti abbiano comunque qualcosa appunto di spettacolare dentro il suo stile di mosse, e che avvalora ancora di più il valore appunto del team. Sì. Sì. Purtroppo però, diciamo che la sfiga ci ha voluto mettere Sì, la mano, e un'altra bella quindi. cosa, O'Reilly che fa l'effetto elastico alla ex Dean Ambrose. Sì, beh, citazione. Credo quella sia una citazione barra frociatina incredibile, quella, dato Sì, è che le puntate vero. sono andate in concomitanza. Però, Davide, Però. frecciatina, però, insomma. E diciamo che non è che l'abbia fatta Adam Cole, boh, Sì, Kyle O'Reilly, infatti. campione di coppia, ma non è che sia la Madonna, perché noi parliamo sempre in termini di Raw e SmackDown, ragazzi, non parliamo mai in termini. Sì, se noi diciamo Kyle O'Reilly è un grandissimo lottatore, allora dovremmo dire che tutti quelli che stanno a Raw e SmackDown sono grandissimi lottatori, cioè lottatori Sì, clamorosi. infatti. Kyle O'Reilly è bravissimo sul ring, ma in coppia, soprannaturalmente, secondo me non fa così. Ho quella brutta E sensazione Bobby anch'io, Fish peggio, sinceramente, in e Bobby effetti. Fish Sì, peggio infatti. che peggio, quindi
Purtroppo sono quei lottatori che sono, Che non fanno. diciamo, nati appunto per essere messi appunto in coppia. Sì. Quindi finché, diciamo, la sfida era là, Sì. paradossalmente vanno dove Vanno, perché poteva fare. ragazzi è così, cioè voi conoscete la WB, ma la WB deve anche fare delle scelte, non può mandare avanti tutti, cioè Sì, è in così, quindi. effetti, lo sta facendo appunto con l'Undisputed Era, con questo regno appunto, diciamo, del pseudo terrore appunto di Sì. tutta la stable campioni, dato che appunto sono riusciti a battere ancora una volta gli Street Profits, diciamo con l'intervento un po' velato di Adam Cole, dai, che si è Sì. No, presentato sullo stage. Strong era. E Strong, scusa, che si è presentato direttamente creando dei piccoli dannini, dai, Sì, diciamo, diciamo con gli che Street allora, Profits. parliamoci chiaro, la dirigenza ha creato, il management ha creato questo NXT in maniera molto semplicistico, cioè facciamo i match più importanti, senza cose clamorose, facciamoli finire in modo più semplice possibile. E il pubblico è contento. Però io, ragazzi, io stavo riflettendo su una cosa. Noi ci accontentiamo di questo. Sì, Bellissima in puntata effetti. NXT, attenzione. Però Sì. vuol dire che noi siamo abituati a uno standard molto basso di quello che Sì, vediamo. Se noi consideriamo d'accordo, queste è vero. grandissime puntate, allora, ragazzi, noi siamo abituati a uno standard molto basso. Queste sono Quello purtroppo è il buonissime puntate, problema. no, Sì, bellissime, che è diverso. in effetti. Beh, praticamente il match finito con l'Undisputed Era, appunto, confermati i nostri campioni di coppia con, diciamo, Adam Cole che si appropinqua, diciamo, ad riaccogliere i suoi compagni, no, sullo stage, però oltre al danno anche qui è un'ennesima beffa, perché ritorna il cuore nero, dai, diciamo così, il Tommasino. malato di mente, Sì. ovvero torna Tommaso Ciampa, l'ex campione di NXT. Tra l'altro, di cui lui non ha mai perso la cintura, perché appunto la dovette rendere vacante per l'infortunio al collo. E diciamo che ha girato un po' intorno ad Adam Cole, sembra un Sì. po', no, come il leone davanti alla preda, no? Sì, diciamo Più che o anche meno. lui, come Balor, torna per puntare al titolo massimo, dai. Questa Sì. è la verità. Sì, detto papale, papale, sì. Quindi Non voto? so cosa succederà, però. Io ti direi un 7, secondo me, come puntata di Io ti NXT, dico anche 7 e 7 più. mezzo. 7 e mezzo, perché? Perché ora ci ricolleghiamo alla All Elite Wrestling, anzi ci colleghiamo alla All Elite Wrestling. Innanzitutto, Davide, vorrei Aspetta un partire. attimo, Vai, vai. vado a chiamare Cody perché, sai, Sì, almeno ci Cody. paga un po' Hi. le recensioni, che sai, secondo me, Sì, fatto le ok. nostre cazzate, però, Vabbè, a parte le dai. nostre cavolate, l'Elite, io partirei dai dati statistici. Ora, Sì. ragazzi, i dati prendete un po' con le pinze, perché non è che più o meno sono quelli, Sì, li però insomma, vabbè, prendete un po' con le pinze. abbiamo presi più o meno dalle Sì, con dalle da pinze, sì. vari siti, diciamo. Sì, Ok. vabbè, dai vari siti comunque, dai. Ok, spettatori davanti alla TV sono stati ben 1.490.000. Prenderei con le pinze 490.000, però con un rating di 0.7, molto alto rispetto alle aspettative. Miglior debutto per un programma di TNT da 5 anni a questa parte. Quindi già questo comunque sia una cosa positivissima. La replica ha Sì, portato assolutamente. 1.832.000 fan, più 600.000 visualizzazioni ottenute in tutto il mondo con la piattaforma online Fight TV. Non so se si pronuncia così, vabbè, che Tanta è visibile anche in roba. Italia, mi hanno detto, eh. Questa qua, questa Dici? piattaforma. Ah, sì? Buono, Sì. buono, buono. Più Ci sta, ci sta. 109.000 persone registrate sul canale canadese TSN. Miglior debutto per una federazione di wrestling da tanto tempo. Da tanto, non in maniera assoluta, quindi da tanto tempo, però miglior debutto. Quindi dati importantissimi che hanno triplicato quelli di NXT. Sì, in Quindi. effetti sì. Diciamo anche una cosa. Paradossalmente è anche facile Sì, perché, vero. ribadiamo, la All Elite ha sparato fortissimo, no, in questi mesi. In Sì. più, sai com'è? Il primo episodio è sempre quello più, Ma i primi sì, diciamo, seguito alla pure il fine. secondo, dea, pure il terzo. Perché comunque è l'episodio, diciamo, iniziale appunto della federazione, serie Sì, TV.
È E come se devono vedete una farlo serie fare. TV che fa tanto scalpore, neanche inizia, fa tanto scalpore. O vediamo, il primo episodio, dai, buono. Secondo episodio, se, terzo episodio, quarto episodio, vabbè, ma stiamo sempre, non andiamo avanti. Sì, Cioè, ora quello è il non voglio problema. dire che è così, però, insomma, vedremo. Però purtroppo i Vedremo. dati degli ascolti possono subire questo piccolo cambiamento, in effetti. Sì. Però, a parte questo, comunque, una puntata dell'Ora Elite Wrestling, anzi, la prima puntata dell'Ora Elite Wrestling dello show Dynamite, che anche qui, diciamo, si apre discretamente a bomba, diciamo, alla fine. Perché Sì, anche scende in se con le campo, dovute vabbè, proporzioni, perché sì, Matt Riddle non è ovviamente, Sammy Guevara, anche è chiaro di sì, vabbè, dato che scende in campo direttamente l'uomo che ha voluto fortemente creare questa federazione, ovvero Cody Rhodes, accompagnato dalla moglie, affrontare appunto questo ragazzo Sammy Guevara, che, signori, è giovanissimo, cioè ha tipo, mi pare, una decina, una quindicina d'anni in meno di Cody, più o meno, se non Sì. ricordo Un male. Quindi è veramente giovane. prospetto, dai. Sì, credo, ragazzo, su cui punteranno abbastanza tanto, secondo me, Sì, perché appunto essendo visto quello che è giovane. successo, no? Che si è alleato, no? Alla ormai stable, Beh, no? DJ. calma, Vabbè, calma, dai, calma, calma. la gente penso lo sappia, non è che. Vabbè, però dai, diciamolo dopo. Beh, match comunque molto buono da Sì, parte di entrambi, molto assolutamente. spettacolare. Vinto da Cody Rhodes, però. Cody Rhodes che in quel di Full Gear, non mi ricordo se è il 4 di novembre o il 9 di novembre, sinceramente, Vabbè. affronterà appunto l'attuale campione in carica, Chris Jericho. Quindi ho visto molti che si sono lamentati, però, regà, si deve andare contro il campione, cioè Cody non è che ci può andare con una sconfitta nel groppone. Allora, Scusate un attimo. ragazzi, no, perché uno magari si aspettava la vittoria della sorpresa. Ragazzi, allora, perché Jericho è campione secondo voi? Perché è una garanzia, è una certezza. Se Infatti. noi mandiamo avanti con gente come Sammy Guevara che non sa che è una scommessa in negativo, perché parliamoci chiaro, uno come Sammy Guevara che non è un mostro, non è uno tatuato, ipertatuato e quindi magari va tanta gente può piacere. Non è uno, capito? È Vero. difficile. Cioè, lo fai vincere e fai perdere Cody Rhodes subito che deve andare per il titolo. Insomma, Sì, non c'è non è tanto molto senso. sensata come cosa, ecco. Poi diciamo che però fra i due c'è stata una stretta di mano con la classica inquadratura, diciamo, da salto alle Sì. spalle, dato che poi appunto è arrivato Chris Jericho che ha, diciamo, distrutto il povero Cody Rhodes. L'unica Sì. cosa che mi ha fatto un po' girare le scatole è Vai. che durante l'assalto di Chris Jericho hanno messo la puntata, cioè la La pubblicità, pubblicità. scusate, che... Oddio, no, cioè, Sì, queste voglio dire. sono dinamiche che in WWE non dico che ormai fanno alla perfezione, ma al 99,9% sì, le fanno alla perfezione. Questa è Sì, una anche cosa perché ero comunque non facile, interessato. eh. Non facile però, eh. Quello sì, C'è da anche da quello dire. sì. Anche perché comunque ti dirò la verità, ero comunque interessato da quello che stava, diciamo, dicendo Jericho, ovviamente senza il microfono in mano, mentre attaccava Cody, perché, sai, magari qualche parolone importante. Il problema è che con la pubblicità sottofondo, Sì, non è in che cattivi effetti, ha rovinato molto, un po' tutto, ha eh? rovinato. Poi, vabbè, noi ragazzi facciamo un quadro generale, molto generico, insomma, del tutto. Sì, Poi c'è infatti. stato il match, se non sbaglio, di MGF, come si chiama? Quel The Miz del Sì. Rio, misto tra The Miz e del Rio, dai. È Sì. così. Oh, beh, in effetti a Del Rio ci assomiglia un puttino, diciamo No, la pur verità. ma pure mi sembra che ci abbia l'asciugamano, la... Poi, Sì, c'ha comunque, a me tipo mi una ricorda molto Del sciarpetta Rio, lì. però anche The Miz. Però anche The Miz. Contro un lottatore di cui sinceramente non ricordo il nome, comunque Brandon match Cutler. molto... Boh, posso dire la A me non verità, mi è piaciuto per niente. veramente... Io ho visto un Brandon Cutler molto. Forse, sai, la soggezione di essere nella prima puntata di una federazione Sì. comunque che potrebbe scrivere la storia. Perché noi, non la, cioè, noi abbiamo detto, vabbè, non batterà da WWE, ma noi il futuro non lo sappiamo. Infatti, infatti. Ma il futuro è incerto. Cioè, il futuro è incerto. Attualmente è dura, È però dura. nessuno gli vieta che possano farcela. Sì, Solo che assolutamente. se però propone un secondo match un po', secondo me, Così. troppo fiacco, posso Fiacco, dire la troppo. verità,
Molto brutto, a me non mi è piaciuto, molto brutto, sono sincero. Secondo me MJF può dare molto di più di quello che abbiamo visto, però Sì, ma questo era un match da vabbè. experience, dai, parliamoci chiaro per farvi capire, insomma. Sì, Da, scusa, non experience, infatti. da main event, Ma sì, beh, match un po' fetecchio, dai, sì. diciamo così, dai. Poi so che c'è il match che tu hai atteso di C'era molto, quello di che Pac, no? Prima. sì, quello di Pac che ha affrontato Hangman Page. Sì. Match veramente figo, posso dire la verità, veramente figo, mi è piaciuto un botto quel match. Sinceramente non me la sarei mai aspettata la vittoria anche lì di Pac, che quindi, cioè, si porta a casa, signori, una vittoria su Kenny Omega e su Hangman. Ma Faccia io di invece me te. l'aspettavo, ti spiego perché. Perché Pac è un, non dico che è una garanzia, ma quasi. Comunque è uno conosciuto, rispettatissimo, rispettatissimo Sì, quello è vero, veramente. quello è E vero, quindi far quello vincere uno che è meno, parliamoci chiaro, Pac, cioè ragazzi, io tra Pac e Page dico Pac tutta la vita. è vero. Sì, beh, Ma non perché assolutamente. Page The dovrebbe essere il Bastard. nuovo Seth Rollins, potrebbe essere Page, no? Ma Page Sì, in certo modo deve essere molto coltivato, ragazzi. Ha voglia sì. te. Sì, anche secondo me. Beh, comunque io dico che comunque Pac, quando diciamo è ritornato in All Elite, dato che si diceva che se ne sarebbe andato, invece Sì. no, dato che c'era stato un litigio, Vabbè. ragazzi, comunque oh, mettersi in saccoccia due nomi come quello di Kenny Omega e Page, oh, parti non dica bomba, però di più, Quasi, quindi quasi a bomba, dai, diciamo così, dai. c'è tanta Poi, roba, Davide, passiamo al match per il titolo femminile. Primissimo titolo femminile della AEW, della All Elite, è più bello All Elite AEW, vabbè, mi Sì, suona non male. AEW mi sa un po'. Sì, però. Non mi Vabbè. piace manco a me dirla così. All Elite Wrestling è molto più Sì, figo, molto più altisonante. Nyla Rose contro Rio. Beh, allora, Rio! da una Mamma parte mia! abbiamo avuto l'eroina giapponese, perché dai, parliamoci chiaro, il Sì, personaggio è quello eroina, dell'eroina. idol. Sì, idol, Sì. ecco, bravo. Dall'altra parte il mostro, diciamo mostro tra virgolette, che però Ammazzone, dai, che mostro! sì, no, no, il mostro intendo comunque quella forzuta, quella Sì. spietata, capito? Quello voglio dire. Sì. Sì, un match molto Sì, interessante anche mi è questo, molto piaciuto. bello, diciamo la verità, molto bello, che ha dimostrato anche una discreta dose, diciamo, di violenza fisica da Sì. parte di Nyla Rose, alla fine dei conti, perché comunque, vabbè, diciamo che anche usare Rio come punching ball non è che ci voglia tantissimo, perché poveretta, pesa una mazza, Pesa. Quanto però pesa? lo so, Ma pesa lo so, poco secondo me. 25, no, beh, No, vabbè, 45 25 peserà. no, dai. 45. Però è molto, cioè, signori, se in Nyla Rose ce ne vengono 4, se non Sì. 5, forse 6, per farvi capire. Però, un match molto figo che, posso dire, ha visto vincere a sorpresa Rio, che sinceramente, posso Sì. dire la verità, non me lo sarei Non me l'aspettavo. aspettato. No, no. No, no, manco io. E quindi adesso sarà curioso vedere come gestiranno la giapponese, perché ragazzi, in America, avendo avuto esperienza in WWE, Shinsuke Nakamura, pace all'anima sua, Kenta, pace all'anima sua, Asuka, che dopo spariamo sulla Ma Croce Rossa, diciamo sì, aspetta, come. specifica però, non perché non abbiano vinto niente, perché anzi, tutte hanno vinto, le No, no. giapponesi hanno vinto qualcosa, ma o i giapponesi hanno vinto qualcosa. Ma ragazzi, non conta sempre il titolo. Cioè, il problema è che in Infatti. Italia si fa sempre questo discorso, il TM ha vinto tre titoli. Ho capito, ma vinci tre titoli e fai tre regni anonimi. E allora è come se ne avessi vinti tre titoli. Cioè. Tanto vale non farli a sto punto. Appunto. Il problema è che purtroppo abbiamo visto. A me, oh, alzo, se l'ho letto fa un miracolo, alzo le mani e sto zitto. Però, vedendo la gestione di WWE, io ho una bruttissima paura perché i giapponesi in America Allora, sono un azzardo sì. grosso, Allora, se molto, la molto gestione è un po' grosso. diversa, nel senso che la fanno un po' parlare, che c'ha magari un team alle spalle. Se c'ha un team alle spalle, Ancora. posso dare dei consigli? No, vabbè, dai, non voglio essere migliore dei Booker della All Elite, ci mancherebbe. No, Però, secondo me, un però. team alle spalle, quasi un team giapponese, che però non è anti-americano, ovviamente, è un team giapponese nel senso No, amichevole. infatti. Amichevole, ecco. Sì. Potrebbe dare già. Alla New Day, diciamo, New Day, positivismo. Positività, no, positivismo, positività
Secondo me ci può sushi, ecco stare. proprio. Sì, ma perché comunque deve. Ovviamente non deve essere una cosa troppo alla Bailey, cioè, non in quel senso. Sì, no, beh, assolutamente per carità divina, no, guarda. Cioè, comunque Sì, combattenti veri e propri che però si fanno apprezzare. Ecco, in quello. effetti, in effetti. Diciamo che però il match si è chiuso Sì. alla fine, post-match, diciamo, con l'intervista di un, credo, presentatore comunque giapponese della No, non è federazione, che giapponese, stava non è per giapponese. partire. Ma che non è Non lo giapponese? so, mi sembrava È giapponese comunque il di tipo, vabbè, colore, fa non di niente. colore. Vabbè, fa niente. Con Nyla Rose, che diciamo abbastanza incazzata come una biscia, Sì. potremmo dire, è arrivata, ha ucciso la povera Rio e ha ucciso anche il povero tizio che si è beccato una powerbomb, poveraccio. Bella, bella ragazzi. Ora, non lo sai perché dico bella powerbomb, non per il poveraccio, perché molti ora diranno, ma ha bocciato. Ragazzi, allora, innanzitutto è una donna, e quindi Sì, lasciamo non il ha la beneficio forza di del un dubbio, uomo, ecco, della eh. forza in Diciamo la questo verità. caso. Poi, non vuol dire, no, non vuol dire che secondo me quella, la forza No, ce l'ha, però. ma comunque, la prima Sì. puntata, la prima volta che tu stai in un panorama così importante, in un momento Infatti. dopo un match, dopo un match, dopo un match, Sì. poi sollevi uno che non pesa 50 kg. Perché No, quello là infatti. 90 kg minimo li pesa, secondo me. 80, Sì, li pesa, ecco. assolutamente. Quindi secondo me ci Assolutamente. può stare, anzi, posso dire la verità, è molto più realistico a volte. Perché tu, che Sì. lei se l'ha messa in posizione, se l'è caricato, ma quello magari poteva anche sbracciare, quindi è anche Sì, realistico. in effetti. La cosa invece che ho trovato Vai, strana sì. è l'inserimento, dato che Nyla Rose stava attaccando nuovamente Rio, di Kenny Omega, che è arrivato a salvare appunto Rio. Sì, molto strano. Molto strano. Sì, molto strana perché, cioè, lì non ho capito che hanno in mente di fare, sinceramente, A quelli meno della che non AEW. vogliano legare i rapporti tra Rio, magari anche dal punto di vista del carisma sarebbe importante sta cosa. Cioè, Omega Può comunque sia, essere, sì. essendo un personaggio carismatico, quindi può dare qualcosa a Rio, ecco, Sì, quello può essere, può però non. Ho paura essere, che la possa anche offuscare, oscurare può essere. al tempo stesso. Quindi è un rischio Bella domanda. sempre, però vabbè, non è. Cioè, allora, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, ti dico hanno fatto una cavolata. E io quella è la prima Sì. cosa che ho pensato, sono sincero con Sì, voi. in Però effetti. poi ci ho Sì. ripensato, io ho detto se c'hanno qualcosa in mente, tipo fare in modo che il carisma di Rio in qualche modo si mostri al popolo. Sì. Sì, Magari con la presenza di Kenny, non so. magari usare Kenny come una sorta di maestro, dai, diciamo, Sì. per Rio. È vero. Però, signori, a proposito di Kenny Omega, arriviamo al main event. Abbiamo da una parte l'elite del Bullet Club, poi parliamoci dell'elite del Bullet Club, Dai. ovvero Kenny Omega e Young Bucks, affrontare uno strano trio, potremmo dire, composto da il campione AEW, ovvero Chris Jericho, Sì. ovviamente, con i due, se non erro, portoricani, dovrebbero essere. Ortiz e Santana, i Santana. Mamma mia, terribile, con quale enfasi Diablo. l'hai detto. Vabbè, Carrillo anche, dai, così, a casissimo. Però, Carrillo. match, non so, è venuto così a caso. Match, devo dire, molto godibile. Sì. Anche questo come main event, comunque hanno svolto tutti e sei il lavoro. Mi è, diciamo, però un po' stato su, potremmo dire, capite, stato Comunque i LAX, sudore. sì, ragazzi, LAX, ovviamente. LAX. Io diamo LAX, Che LAX. sì, LAX, dai. Sì. l'H nel dubbio, LAX, sì. vabbè. Che praticamente poco dopo neanche una decina di minuti di match, potremmo dire, forse anche addirittura meno, è arrivato un Jon Moxley, che non si è visto per tutta la puntata, diciamo la verità, che Sì. ha salito Kenny Omega, quindi estromettendolo dal match. E ok, No, secondo me spot ci stava. interessanti. Secondo me ci Sì, stava. no. Perché se no per me No, sarebbe stato quello. un match magari più lungo, noioso. E quindi togli Sì. uno di mezzo, forse. Spot molto interessante, tra l'altro, quella sorta di Dirty Deeds Sul barra tavolo di spezza vetro, colo sì. barra
omicidio in diretta, potremmo dire Vabbè, dai. anche così. No, vabbè, ovviamente Implante DT scherzando. modificata, dai, diciamo così. Sopra il tavolino lì di vetro. L'unica cosa però che mi ha fatto, dico la verità, girare le balle è che potevano secondo me usare John Moxley un po' meglio, secondo me. Sì. Perché questo assalto sì, è stato figo per aumentare la tensione fra Omega e Moxley, che si affronterà tra l'altro a Full Gear. Però Ma una non mi domanda. ha dato Ma tantissimo, sinceramente. Moxley non fa Dimmi. parte del team della stable? No, non credo. Ecco, io farei, io magari farei venire sto dubbio al pubblico. Può essere. Capito? Però, signori, torniamo sul ring, dai, dopo questo siparietto dell'attacco di Moxley, che adesso non ho messo che andiamo a Mega. E invece praticamente è finito con la vittoria appunto di Chris Jericho e del duo dei Lex. Dai, Lex, Lex. LAX. No, Lex è più bello, vabbè. Però è successa una cosa, direi, fottutamente interessante. Perché il trio, appunto, potremmo chiamarla la gang, Sì, chiamarla così in qualche va modo, bene. ha iniziato ad attaccare a profusione appunto i due Young Bucks, quindi facendo entrare, diciamo, anche Cody Rhodes stesso, Sì. dato che appunto, non essendoci Kenny Omega, poi Cody Rhodes ha le mani in pasta con appunto Chris Jericho. Diciamo che c'è stata una mini rissa a tre, Sì, però la poi è arrivato. situazione è degenerata quando è arrivato Sammy Guevara che ha preso a calci nelle palle il povero Cody. Sì, è stata un po' una sorta di scontro fra domino, secondo Sì, me, dai, diciamo un con po' così, vabbè. E poi è arrivato arrivo anche anche di... Goldust. Sì, io lo chiamerei Red Grass, anche se grass fa un po' Ma schifo, come adesso si si pronuncia? chiama Goldust o Dustin Rhodes? Credo Dustin, Dustin solo proprio. Dustin, ok, sì. Sì, che poveraccio è stato spacca devastato su un tavolino lì di legno era. E Sì, povera poi c'è botta. stata la parte, direi, più, secondo me, interessante, che sono stato veramente felice di vederlo, ovvero Jack Swagger, per chi è, diciamo, ex WWE, o Jack Hager, se preferite, che è arrivato e ha spacca devastato, diciamo, tutti, a parte Sì. Chris Jericho e i suoi inseparabili amici. E Giustamente. quindi diciamo che Chris Jericho in qualche modo forse è riuscito a creare una sorta di appunto stable del terrore in quel dell'All Elite Wrestling, appunto. Sì, è la puntata che termina così, quindi con quella che dovrà essere effettivamente una delle più grandi stable della storia della loro elite, perché ora voi dite, ma cosa stai dicendo? Appena iniziato, ragazzi, prima puntata tu mi fai una stable. Mo io mi aspetto tante cose da sta stable. Sì, in effetti. Beh, io penso che la butto lì. Dopo Full Gear ci sarà sicuramente la stable di Jericho contro comunque, diciamo, la mezza stable di Cody, perché abbiamo visto, e forse anche l'inserimento di Moxley, secondo me. Perché dall'altra parte abbiamo appunto Cody, Dustin, i due Young Bucks e Kenny Omega in qualche modo, secondo me, lo metteranno. Sì, ho voglia di. Secondo me Però sì. la situazione ora si fa veramente interessante, che sono curioso di vedere come useranno anche Jack Hager o Jack Swagger, se Sì, preferite, allora, perché... nel complesso, Davide, devo dire che non mi è dispiaciuta. Non sto dicendo che è stata una gran puntata. No, grande no, assolutamente. Buona puntata, sì. Cioè, sei e Sì, mezzo, tra sei e mezzo. Sei e mezzo, dai, diciamo così. sono d'accordo. NXT di più, ma NXT perché secondo me ha seguito un po' È le più... storyline e poi comunque è già iniziato da Forse... tanto tempo, quindi Diciamo la verità, forse NXT è anche un po' più pratica, sì, più diciamo, pratico. No, come però voglio no, dire, c'è un po' più esperienza, ecco. l'All Elite io mi aspettavo un promo in più, un momento shock in più, un Omega moment in più come prima puntata, poi nella seconda già era diverso, però nella prima mi aspettavo questo. Invece non c'è stato, adesso non c'ho tanti dubbi, se non quello magari di John Moxley che può essere o no membro no della stable, però non è Sì, che sia un sarà da dubbio clamoroso, capire. ecco. Sì, infatti è un dubbio che sinceramente sì, se viene risolto bene, se no pace, cioè, Pace, sì. vale che vale.
E quindi, oh, puntata dell'Orient comunque che finisce in modo buono sostanzialmente, Sì, quindi chiaramente ragazzi. iniziamo e Vai, vai. piede giusto, Sì. diciamo, dai, No, chiaramente potremmo dire così. ragazzi, noi non, sono riflessioni nostre. Magari a tanta Sì, gente è beh, ovvio. piaciuta, tanta gente era ma che brevis, però oggettivamente non è che abbiano fatto cose clamorose. No, hanno fatto cose sicure, secondo me, Sicure, certe. sicure e convenienti, secondo me, Convenienti. alla fine, perché alla fine lì stiamo Assolutamente. Cioè, parlando. ovviamente non è che Quindi. stiamo a vedere della come ha vinto Cody Rhodes in maniera Oh, il. vabbè. Cioè, ci può stare, qua ho visto qualcuno che criticava, ci può stare la critica, però è una critica molto riduttiva, cioè nel senso, comunque, vediamo le cose essenziali, cioè. Mo certo, se un face vince sempre così, ok, però per una volta. A parte che non è che ha rubato proprio, se non sbaglio, perché mi sembra che abbia. Forse ha tenuto il Credo costume. che Andy, sì, mi sa di sì, adesso non ricordo di preciso. Ah, però vorrei soffermarmi un attimo su una cosa, poi credo che Sì, abbiamo abbiamo finito il probabilmente tempo qua. finito. A New York Comic Con c'è stata una sorta di conferenza con quelli della All Elite Wrestling, diciamo. Sì? E diciamo che Cody Rhodes e Chris Jericho, appunto, in mezzo alla gente sono venuti, diciamo, alle mani. Anzi, non diciamo, sono venuti alle mani. Ah. Cosa carina che si protrae anche extra wrestling, quindi ci sta, dai, come cosa. Sono curioso di vedere come Sai. gestiranno le due Sì, cose. a me non è che mi facciano impazzire cose extra wrestling, cioè extra ring, cioè nel senso, Sì, quello cioè sì, extra però, show, dai. scusa, no extra ring, extra show, perché se tu fai un segmento, una faida nel backstage a me può anche andare bene, perché sono anche uno molto da risa nel backstage. Comunque, ecco, l'Elite per esempio dovrà sfruttare molto il backstage, molto, cioè non soltanto il ring, perché il ring in sé abbiamo visto che nella storia non ha dato sempre i suoi frutti. Molto le Infatti. storyline, cosa che ho visto poco fino adesso nell'Elite. Certo, primo episodio, ripeto. Però, insomma, mi Sì, aspetto qualcosa per in più dare sotto tempo sto di profilo. carburare. Sì. Sì, credo sì. E niente, oh, adesso aspettiamo con ansia il secondo episodio direttamente settimana prossima e vediamo cosa Vediamo. ci fanno capire i nostri amici dell'All Elite, perché io ci terrei a dire quest'ultima cosa. Cioè, è vero che c'è la guerra degli ascolti e robe varie. Però la cosa paradossalmente buona è che quelli che hanno il vantaggio siamo appunto noi fan, che possono godersi sia la WWE a modo suo, ovviamente, di intendere wrestling, sia l'All Elite. Quindi, raga, non andate a rompere i maroni, godete, quella merda, quell'altro no. Cioè, Perché adesso godetevi godetevi gli lo show show e e via, basta, e cioè, via. Perché ora sinceramente. non potete più dire e gli show fanno schifo. Perché poi la gente non sa dividere. Show fanno schifo, show belli. Cioè, non esistono soltanto show belli, show brutti. Esistono pure show discreti, show moderati e show che possono fare. Poi ogni show, cioè, è normale che. Non è che io, a Ogni meno. show è È bello a bello a sé. mamma sua, Ah, così. ok. Vabbè, con questa affermazione, veramente tutto, amici. No, veramente, veramente tutto. Dai, mandare i filoni. Dai, di Montebello. Appuntamento, ragazzi, e alla prossima. Ciao! Ciao.